Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo mio bellissimo nuovo video. Ho detto no due volte, vabbè. Su Instagram vi ho chiesto i pregi e i difetti sull'Ariox. Io ho un Ariox modello vecchio, quindi non quello nuovo che lo fanno dal 2014. E vi ho chiesto, e ho fatto un attimo un riassunto. Sono scritto tutto nel computer, quindi se guarderò verso di là è perché ho i miei appunti con la scuola, grande. Prima di iniziare il video volevo precisare due cose. La prima è di iscrivervi, vi prego, devo arrivare ai miei iscritti, mi saranno soldi, non riesco più a sfamare la mia famiglia, non so più pagare l'affitto. La seconda è che dirò opinioni personali. Io ho lo scooter da 2 anni, mi sto trovando da Dio, nessun problema, anche se dopo vi dirò. Se non siete d'accordo con qualche cosa basta scrivere nei commenti, mi fa un sacco piacere e nulla, vi risponderò lì. Tra l'altro, visto che non c'è nessun video dove dicono i pregi e i difetti sull'Ariox, e ho trovato 4 pregi e 4 difetti. Partiamo con il primo. Il primo sicuramente l'estetica. L'estetica è una cosa che mi piace troppo dell'Ariox, sia dei cerchi. I cerchi secondo me sono i migliori che ci siano sullo scooter. Infatti vedo anche tanti F12, Phantom F12 montarli, sono stupendi. E le carene. Le carene con quella linea tutta bella ondulata e le varie cose sono strabelle. Primo difetto, purtroppo, anche se certa gente non è proprio d'accordo con me, però vi devo dire la mia opinione, è lo smontaggio. Certi mi hanno scritto è facile da smontare. Sì, è facile da smontare perché basta un cacciavite a croce e brugola, tipo quella da 6 mi pare. Però cazzo, se devi ad esempio non so, cambiare carburatore, fare un sacco di cose, devi tirare via la sottosella, devi tirare via i fianchetti, un sacco di roba. Circa una settimana fa ho cambiato il foro dietro, ho dovuto smontare mezzo scooter. Cioè, come si fa? Come si fa? Secondo un pregio, una delle cose che veramente amo, che amo dell'Ariox, è il sottosella. Il sottosella è veramente gigante, ci sta un casco e con la scodella ci sta perfettamente. Io non ho un casco così, quindi non lo metto lì e ho un sacco di spazio, lì ci butto l'acqua, cioè peggio delle borse delle mamme, quella che vedete piene di cracker, piene di salviette. Sempre riguardante sottosella, metto insieme anche lo spazio della batteria. Infatti anche lì sopra la batteria praticamente c'è un pezzo che va sopra e anche lì crea un mini scompartimento che non è fatto mai faccio. Secondo difetto è la pedalina d'accensione. Questo non riguarda precisamente l'Ariox perché c'erano tutti gli scooter. Allora c'è il cavalletto centrale che ovviamente per tirarlo giù è sotto la pedalina. Ma se io non voglio accenderlo senza metterlo sopra la pedalina, praticamente fate finta che questo è il coso del cavalletto centrale, pedalina così e va a sbattere, quindi non si riesce da freddo ad accenderlo. Infatti per accenderlo da freddo devo sempre metterlo nel cavalletto centrale. Terzo pregio, accessori e ricambi. Infatti c'è di tutto, veramente di tutto. Potete trovare tutto personalizzato, a partire dal coprisella, carene, fari. C'è veramente di tutto, potete personalizzarlo come volete, potete renderlo unico con pochi accessori. Poi ovviamente ce ne sono anche di vari colori armonizzati, come blu, rosso, diventa una roba fighissima. Ma penso che anche su altri scooter ci sono. Terzo difetto, andare via in doppio. Infatti è stra scomodo. Il sellino dietro, e una volta avevo quello in spugna, come non è che mi piace più di tanto. Stra scomodo, poi passeggiare dietro deve mettere le gambe sulle carene e sta molto scomodo. Cioè, ho provato anch'io andare dietro all'Ariox, ma mica bene, mica. Siamo arrivati al quarto ed ultimo pregio, ce ne sarebbero altri, però dopo il video diventa troppo lungo. Ovvero i freni. I freni sono spettacolari. Pinza anteriore, pinza posteriore Brembo. Sono dei freni a disco che se vi ritrovate in situazioni dove spero che non vi ritroverete mai, ovvero che state guardando in giro,
una macchina davanti a voi si ferma e vi ritrovate a frenare, vi dico che c'è più possibilità di frenare rispetto ad esempio un booster car, i freni, il freno dietro tamburo, mentre l'Ariox veramente frenate da Dio. Ultimo difetto è il tappo del serbatoio. Ha un solo pregio, ma che poi si trasforma in difetto. L'unico pregio è che è difficile che ti incurino la benzina. Il difetto è che quando noi dobbiamo andare a fare benzina dobbiamo tirare via le chiavi, prima le chiavi dal blocchetto, quindi dopo rimetterle nel tappo, girare, mi si è storta anche un paio di chiavi per girare, e quindi è una rottura di coglioni assurda ogni volta per fare benzina. Bene ragazzi, spero che questo fantastico video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di lasciare qua sotto la vostra opinione, quindi altri pregi e difetti. Niente, ci vediamo su un prossimo video, ciao ragazzi!